Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa bellissima chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina, consacrata il 1 luglio del 2004, oggi qui per fare festa dinanzi alla chiesa di San Pio in San Giovanni Rotondo e ricordare quella giornata storica, la canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Beh, fu una giornata storica per tanti. Chissà, forse in questo momento ci stiamo ormai tutti, anch'io l'ho fatto, ricordando in quella giornata dove eravamo, chi seguiva attraverso la TV, chi invece era proprio a Roma per seguire l'evento, chi era qui a San Giovanni Rotondo, anche a Pietrelcina. Erano questi tre luoghi che erano uniti per comunicare e diffondere nel mondo questo grandissimo e straordinario evento. Ecco, la popolarità di un santo che non si inventa e neppure si impone, ma nasce spontaneamente da una conoscenza che si ha tra lui e la gente, o se vogliamo perché la gente lo sente vicino, non tanto per i suoi poteri taumaturgici, ci ottiene grazie o miracoli, ma perché interpreta i nostri bisogni, si fa carico delle nostre angosce, si presenta come una figura che sentiamo vicina, familiare, come un padre, un fratello con cui possiamo confidarci e a cui possiamo affidarci. Questo è oggi Padre Pio per la gente, per tutti noi, e per questo lo era anche per chi lo ha visto, per chi lo ha incontrato, per chi lo ha conosciuto. Infatti lo attestano le cronache e coloro che hanno avuto la grande opportunità di essergli vicino, di ascoltarlo, di frequentarlo, di seguirlo nella sua vicenda terrena. Un uomo tra gli uomini, carico di sofferenza, come tutti i viventi, disponibile nell'ascolto non solo dei peccati ma anche delle sofferenze, vestito col saio di Francesco d'Assisi, con i sandali. Lui non pontificava sull'altare ma celebrava il mistero dell'Eucaristia con un trasporto interiore che colpiva tutti coloro che partecipavano alla Santa Messa. Non regalava soldi, lo sappiamo, non dava solo delle benedizioni e rimproveri, non attirava la gente con il sorriso o con parole sdolcinate, lo sappiamo, lo abbiamo letto, lo abbiamo molte volte anche raccontato ed ascoltato, ma la allontanava a volte quando scorgeva fanatismo e passionalità. La gente ha bisogno di aiuto, di sostegno, di compagnia, e lui è uno di quei santi, è un santo che sentiamo vicino, è un santo cappuccino che si mette al nostro fianco, ci dice delle parole di speranza, ci dà coraggio, ci sostiene nelle difficoltà, ci apre la porta prima che noi bussiamo. E San Pio non è sopra di noi, è accanto a noi, al nostro fianco, a casa nostra, e noi sentiamo e percepiamo la sua presenza, perché oggi sì, non alza più la voce, non rimprovera più i penitenti, non ci sgrida con gli occhi, ma oggi San Pio ci accompagna col cuore, con la preghiera a Dio incessantemente, con le sue opere di carità, con la sua protezione. E Padre Pio non è soltanto il santo più popolare, infatti secondo un'inchiesta è anche il santo più invocato, e questo non fa tanta meraviglia perché i santi più noti sono sempre quelli a cui va la preghiera della gente. Si prega chi si conosce e poi più lo si conosce maggiore è la fiducia che si ha nei suoi riguardi e più intensa diventa anche la preghiera, più pressante la supplica. E oggi in questa giornata, ricordando San Pio da Pietrelcina, il grande giorno della canonizzazione, possiamo dire questo, che quello che più oggi farebbe felice Padre Pio, e lo dico da devoto di Padre Pio ai tanti devoti, condividendo questo suo desiderio, e tutta quanta la Chiesa, ecco, farebbe felice tutta quanta la Chiesa, è che Padre Pio, oltre ad essere il santo più popolare e più seguito, fosse anche il santo più imitato sulla via della santità.